Oggetto numero 3, interroga il consigliere De Luca, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma questa interrogazione nasce da una nota che sostanzialmente è pienamente in linea con quella che è stata l'impegno elettorale preso dall'amministrazione Bandecchi nelle ultime elezioni amministrative, una nota dell'assessore Aniello che il 5 luglio del 2023 sostanzialmente annunciava che sarebbe stata inviata poco dopo una missiva alla giunta regionale chiedendo un elenco di diversi impegni sulla questione ambientale della Conca Ternana, questioni relative di competenza della ASL, quindi questioni relative di competenza dell'assessore Coletto e altre questioni invece relative alla tematica prettamente più ambientale. Una di queste questioni, che è l'oggetto dell'interrogazione, veniva sostanzialmente detto che per le note ragioni venga individuato un nuovo sito di discarica siderurgica al di fuori della Conca Ternana. Quindi l'impegno elettorale all'interno del programma era quello della delocalizzazione della discarica di Vocabolo Valle e della gestione delle scorie al di fuori della Conca Ternana, questione su cui io personalmente ho più volte chiesto spiegazioni. Parliamo sostanzialmente di qualcosa che oscilla fra le 300.000 e le 500.000 tonnellate l'anno di scorie. Ora, se avete contezza di qual è il totale dei rifiuti urbani prodotti in Umbria, parliamo di 430-450.000 tonnellate l'anno, parliamo di una cifra che è pari o superiore a quella del totale dei rifiuti urbani prodotti dall'intera regione. Ora, in primo luogo, lei assessore sa benissimo, non è che glielo devo dire io, qual è la capienza residua delle delle discariche umbre, quindi quelle discariche di rifiuti solidi urbani. Sappiamo quindi, per notizie che ci arrivano indiscrezioni dalla stampa, che si starebbe valutando l'opzione di un progetto sostanzialmente di landfill mining relativo alla vecchia discarica del comune, una discarica del RSU che è sopra sostanzialmente la discarica di Vocabolo Valle. Come aspettiamo di vedere e di conoscere i dettagli di questo intervento, qualora fosse confermato, chiaramente fare un'operazione di questo tipo con rifiuti che sono stati smaltiti quando ovviamente le normative erano ben diverse e soprattutto parliamo di costi, milioni e milioni di tonnellate di rifiuti che ovviamente devono essere trasportati, gestiti, anche qualora fossero recuperati parzialmente, e quindi ci chiediamo sostanzialmente anche con questa opzione che è sul tavolo dove sarebbero smaltiti questi rifiuti. Perché è chiaro che assessore, lei sa benissimo, ripeto, che Belladanza e Borgo Giglione sostanzialmente sono discariche che hanno una capacità residua estremamente ridotta. Le crete, come lei ben sa assessore, è l'ultimo, si trova anche lì, ci ritroviamo con uno spazio con la pianificazione dei rifiuti in via di approvazione estremamente ridotto, quindi dove li portiamo questi rifiuti? Io mi chiedo quindi qual è l'impatto ovviamente di questo tipo di scelte sul ciclo dei rifiuti regionale, qualora dovessero essere individuate in maniera complementare siti come questi per
diciamo, direttamente o indirettamente con operazioni come quella di Landfill Mining, come aree per lo stoccaggio di scorie o di rifiuti della ex discarica RSU, e se altrimenti avete, quindi così come richiesto dal Comune di Terni, individuato un'altra area in regione dove costruire una nuova discarica. Quindi state procedendo, avete già individuato un sito idoneo per la delocalizzazione della discarica del polo siderurgico di Terni? Stiamo parlando di qualcosa di enorme, di qualcosa che avrebbe un impatto, diciamo, economico e ambientale soprattutto incredibile. Mi chiedo per quale motivo all'interno, diciamo, di questo, questa è una nota a margine, dopo oltre 10 anni dal, sostanzialmente dagli impegni previsti all'interno dell'AIA, dell'AST, relativi all'impianto di recupero del residuali delle scorie, ancora continuano a tardare quelli che sostanzialmente erano, ripeto, gli impegni e le previsioni previste dalla Regione Umbria per nei confronti di AST e della società, in questo caso la Dapogliarvi, per l'attivazione di questo impianto di riciclo. Quindi stiamo parlando di qualcosa che determina, l'abbiamo visto nell'ultima interrogazione che abbiamo fatto, si parlava di 4-3 anni di vita residuo della discarica, stiamo parlando di una differenza fra mantenere aperta o chiusa le acciaierie di Terni. Assessore Morroni, prego. Grazie Presidente, consigliere De Luca. Così come disciplinato dall'articolo 199 del decreto legislativo 152 del 2006, ed attuato naturalmente sia con riguardo al piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, mi riferisco a quello vigente, così come anche nel documento che è all'attenzione della seconda commissione, quindi la nuova pianificazione regionale adottata dalla Giunta con la delibera 1135 del 2022, il piano regionale tratta i rifiuti speciali in un'ottica di analisi di flussi, non di individuazione di impiantistica che viene lasciata al libero mercato. È fatta salva l'individuazione delle aree non idonee, naturalmente, alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti, per le quali, sulla base delle indicazioni regionali, le province adempiono ai sensi dell'articolo 197 IBIDEM. In tale ottica, quindi, non è competenza della Regione l'individuazione di un sito quale quello indicato nell'interrogazione. Preme inoltre specificare che ad oggi, da informazioni acquisite presso il competente servizio regionale, non risultano agli atti istanze di parte per l'autorizzazione relativamente a nuove discariche per rifiuti speciali. Grazie. Consigliere De Luca. Grazie Presidente, quindi prendiamo atto sostanzialmente, come già avevo potuto diciamo, acquisire attraverso una richiesta d'accesso agli atti presentata dalla Regione, che il Comune di Terni non ha assolutamente scritto alla Regione Umbria per poter chiedere questo tipo di interventi. Io credo che sia imbarazzante che si facciano, diciamo, interventi di questo tipo, come ecco, quelli fatti dal sindaco Bandecchi, e poi invece si proceda in una direzione totalmente diversa. A prescindere da quelle che sono le competenze, nello specifico credo che sia stretta competenza di questa giunta regionale invece seguire le vicende di cui, diciamo, ho parlato prima, perché sono strettamente collegate al diciamo la sopravvivenza del polo siderurgico. C'è un accordo di programma che, come lei ben sa, vicepresidente, tarda ancora a essere sottoscritto. C'è sul tavolo questa situazione che, ripeto, indirettamente, non stiamo parlando di una nuova discarica così come richiesto, come non richiesto dal Comune di Terni, ma chiaro che se si dovesse fare un progetto di landfill mining, ripeto, recuperando i rifiuti stoccati tra la fine degli anni 60 e i primi anni 2000 all'interno di quella discarica RSU,
andiamo a recuperare i metalli, ma il resto dove va? Andiamo a smaltirlo a Orvieto? Immaginiamo che sia possibile stoccare centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti e inserirli come una valanga all'interno della pianificazione del regionale dei rifiuti? Io credo che sia una cosa da sicuramente seguire con la massima attenzione. Grazie. Grazie consigliere De Luca. Oggetto numero 6, mancano solo tre interrogazioni, interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto. Prego consigliere. Grazie presidente. Era in gennaio 2020 quando, appena costituita la terza commissione assessore, ho posto alla presidente Pace, senza nessuna possibilità di smentita, che il tema delle malattie oncologiche collegate al tumore gastrico, alla Tavola del Tevere, era una priorità, lo era stato nella passata legislatura, tant'è assessore che questo è il progetto, se gentilmente mi osserva, e questo era, in modo sintetico, il volume raccolto dopo circa 2 anni di lavoro. Come lei sa, assessore, noi abbiamo provato a reinserire nel DEF del 2020 questo progetto, a cui ovviamente non è seguito alcunché, e come era successo nella passata legislatura, era stato a un certo punto messo nella programmazione dei screening e poi tolto. Anche in questa la stessa cosa. Tuttavia però mi preme ricordare che quel lavoro fatto dall'allora presidente Solinas e ovviamente su mia proposta faceva vedere che in Alto Tevere, queste sono le tabelle in blu e in rosa per i maschi e le femmine, prevede un'incidenza di questa patologia in alcuni casi doppia rispetto a altri territori dell'Umbria, tant'è che questo progetto assessore prevedeva degli obiettivi ben chiari, e sto parlando di un documento redatto dall'ASL 1 il 28 aprile 2017. Quindi questo progetto, che è stato ampiamente discusso in commissione, aveva portato il 27 dicembre 2020, su mio emendamento accolto poi dall'Aula, a inserire questo screening tra gli obiettivi di screening, come già avviene puntualmente su altre patologie. Gli obiettivi principali erano ovviamente produrre conoscenze, migliorare l'offerta dei test, avere ovviamente anche poli di ricerca significativi, e i comuni erano Citerna, Città di Castello, Risciano Liccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide, cioè tutto l'Alto Tevere, ma c'era una relazione anche con l'Alto Chiascio, perché purtroppo questa patologia aveva questa sua connotazione particolare geografica che noi avevamo affrontato ormai da ben 6 anni. Ma in questa regione lo abbiamo fatto puntualmente più di una volta. Ora, di questo se ne è occupato, come lei potrà leggere, assessore, nell'interrogazione, anche il Consiglio regionale l'anno scorso a maggio, con la deliberazione numero 249 del 2022. E su questa deliberazione c'era scritto attivazione dello screening per la prevenzione del carcinoma gastrico. E l'obiettivo erano i seguenti: prevedere il potenziamento dei servizi di diagnostica e prevenzione, estendendoli a quelli riguardanti il carcinoma gastrico mediante l'ampliamento dei processi di screening al momento attuati in Umbria, quindi oltre gli altri anche questo, a introdurre in tempi celeri la sperimentazione di un servizio di screening esplicitamente mirato alla ricerca di neoplasie allo stomaco diffuse capillare nell'Alta Valle del Tevere, a sostenere attivamente la ricerca e lo sviluppo di tecniche innovative mirate all'indagine per la ricerca del carcinoma gastrico, anche mediante bando e contributi dell'azione 2022 prima ondata EU4H for Health 2022 PJ. E naturalmente si ricorderà, assessore, che gli avevo anche inoltrato
i bandi che l'onorevole Antonio Maria Rinaldi puntualmente informa la sua rete politica in questa regione, ovviamente compreso il sottoscritto, e in quei bandi c'erano finanziamenti consistenti per andare alla ricerca delle malattie oncologiche, tra cui appunto quello gastrico, oltre ad altre patologie. Mi ricordo c'erano 30 milioni. Quindi, secondo quanto riportato gli organi di stampa nel febbraio 2023, il quadro tracciato dal dottor Fabrizio Stracci, dall'assessore Coletto, quindi lei, con i nuovi dati del registro regionale dei tumori regionali, che dopo un lungo stop offre al sistema sanitario dati del 2017, seppur suscettibili di variazione anche quelli del 2018, l'aggiornamento tra l'altro conferma in Umbria la persistenza di cancro gastrico considerata particolarmente elevata. Nel documento che lei ha, senza adesso risparmiare anche lutti a chi, dolore a famiglie che hanno subito lutti, questo documento continua con dati significativi sulle mortalità. Quindi interrogo l'assessore Coletto per conoscere lo stato di attuazione della deliberazione numero 249 del 24 maggio 2022, avente ad oggetto l'attivazione di screening per la prevenzione del carcinoma gastrico. Grazie. Grazie Presidente. Il Servizio di Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Salute e Welfare si è candidato al bando europeo EU4H 2023 riguardante l'implementazione dei programmi di screening oncologici, che ha tra gli obiettivi quello di sostenere test di fattibilità, pianificazioni e studi pilota per l'implementazione di nuovi screening, tra cui quello gastrico. Il registro dei tumori dell'Umbria ha in corso attività, con particolare riferimento alla situazione epidemiologica locale, per stimare l'impatto organizzativo di un programma di screening gastrico regionale, e entro fine settembre avremo i primi risultati. Mancano i dati sul rapporto costo-efficacia dello screening del cancro gastrico, come previsto dal report SAPEA. Si procederà, dopo la valutazione della situazione epidemiologica attuale, ad uno studio sperimentale che presumibilmente potrebbe iniziare entro il gennaio 2024. Lo studio consentirà di formulare un disegno di screening basato sulla prevalenza dell'Helicobacter pylori, batterio responsabile di un'infezione cronica del rivestimento gastrico e delle sue specifiche lesioni dello stomaco. È in fase di costruzione uno specifico gruppo di lavoro che prevede la partecipazione delle aziende sanitarie dell'Università di Perugia e del Registro Tumori Umbro per approfondire la tematica. Il gruppo si riunirà entro settembre 2023. Quindi sta partendo quella che è una verifica importante, un'attivazione dello screening che è già in itinere attraverso il Registro Tumori per andare a verificare se e quanto incide questo tumore gastrico nella zona dell'Alto Tevere. Grazie. Vuole replicare, consigliere Mancini? Prego. Assessore, mi permetta, ma allora io sono tendenzialmente ottimista, ma visto i tempi rimango pessimista. Cioè lo studio c'era già, dovevano magari, non so se lei lo conosceva, gliel'hanno spiegato, lo studio c'è già, eccolo, 2017. Ora non so se quelli che hanno studiato prima del suo arrivo avevano studiato abbastanza o avevano capito bene quello che dovevano studiare. Io ho un problema per cui, quando sono abituato ad andare nell'aula, assessore, se io do una parola la mantengo, e la parola era che bisognava già averlo iniziato, ed è un problema politico, non è un problema solo sanitario, assessore, questa questione. Cioè iniziare un tema che abbiamo avviato nel 2020 è un problema politico, non è un problema sanitario. Io quindi adesso a settembre, il tavolo di lavoro non deve essere che diciamo rifacciamo la 400esima interrogazione, l'800esima mozione. Lei, le do un consiglio spassionato, viene a Città di Castello e presenta il tavolo di lavoro davanti a dei medici, magari anche a qualche associazione di categoria che a Città di Castello, di associazioni che difendono le famiglie malate, grazie a Dio ne abbiamo in questi anni, essendo una città estremamente civile sotto questo aspetto, ha il diritto di sapere. Tra l'altro recentemente, non so se lei lo sa, ma c'è stata una partecipata
manifestazione all'interno dell'amministrazione Tifernate, dove questa associazione onestamente aveva pure il piacere di incontrare nel posto con i loro volontari, perché poi alla fine questo territorio, oltre ad essere altamente produttivo e contributivo dal punto di vista finanziario al bilancio di questa regione, vanta anche il diritto minimo di una considerazione anche politica, cosa che oggi sulla sanità non è assolutamente avvenuta, assessore. Grazie.